è come se fosse a casa vostra in questo bellissimo teatro. Federica Fabiani, la curatrice di Architettura del Desiderio. Florenzia Di Stefano Abiciain, che ha tradotto questo libro e trans. E Francesco Maddaloni e Guido Radaelli. Che vi dico? Dove volevamo, beh, ma è anche bello che cioè, spaiare un po' così. Grazie a tutte voi per essere qui con noi, mi fa molto piacere anche perché, come sempre, quando faccio il mix-up mi avventuro in mettere assieme libri diversissimi fra loro, quindi tenere insieme il filo è sempre un'impresa, quindi spero che mi veniate dietro nelle mie, insomma, elucubrazioni un po' strane. Partiamo da Simone, che è qui vicino a me, giusto per avere così una continuità. Ha il suo microfono? Vedete, qua è tutto un po' così. E hai pubblicato di recente Fuori Nomi, pubblicato da Fandango, dopo già il grande successo di Caccia all'Uomo. Un libro importante perché tu, in un momento così delicato anche della nostra comunità a livello di dibattito pubblico, hai scelto di tornare un po' indietro, come dire, di gettare uno sguardo anche alla storia del movimento LGBTQ qui in Italia, ovviamente arrivando ai giorni nostri. Dici come ti è venuta l'idea di questo percorso e magari come l'hai affrontato e cosa hai scoperto in questa indagine? Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie di questo invito. Beh, io sono sbalordito dalla bellezza di questo posto perché non siamo più abituati poi, no, a frequentare anche teatri, quindi sono un po' emozionato, però siamo tra noi, quindi cerchiamo un po' di rompere questa timidezza, no? Non ci si abitua mai. Lo facciamo un po' così, non diciamo niente, poi vi mettiamo di fronte a questo teatro, esatto, così poi testiamo, testiamo l'emozione. Esatto. Allora, per rispondere alla tua domanda, Fuori Nomi nasce certamente per celebrare i 50 anni di storia del movimento, perché nel 1971 a Torino nasce il Fuori, che è il primo, la prima associazione, movimento, per ognuno mette l'etichetta, no, che vuole, omosessuale, perché all'epoca si parlava semplicemente di omosessuali, non si parlava di LGBT, LGBTQ e così via. E quindi mi sembrava, era un pretesto, no? Cioè, questo libro è proprio un pretesto per parlare sì della storia del movimento, però anche per parlare di altro, perché come dicevi prima tu, esce in un periodo particolare in cui se tu prendi il quotidiano, adesso un po' meno, però fino a un paio di mesi fa, se tu prendevi il giornale, la Repubblica o la Verità, no? Io leggo spesso la Verità, e trovi sempre, sappiamo che è di queste perversioni, e trovi sempre, no, di Didier Zan, l'attivista storico è contrario, l'attivista storica è contrario, eccetera eccetera. E mi sono sempre chiesto che cosa c'era prima, chi c'era prima, no? Chi è che ha preso questo paese e l'ha portato fin qui, perché poi non ci rendiamo conto che in realtà di passi ne sono stati fatti tantissimi, no? Beppe Ramina, che è una persona che ho intervisto nel libro, è uno dei fondatori del CAS, dice: ma la storia del movimento e la storia del movimento LGBT non si misura con le leggi, si misura certo con le leggi, ma anche con la conquista di una dignità che sicuramente in 50 anni le persone LGBT a fatica, dopo tantissime battaglie vinte e perse, soprattutto perse, sono riuscite a conquistare. E dicevo, è anche un pretesto perché lavorando per i quotidiani generalisti, cosiddetti generalisti, mi rendo conto che nelle redazioni non hanno idea di cosa parlano, no? Già all'interno del Parlamento, che ve lo dico a fare, no? Cioè, si sa, abbiamo visto la discussione su Didier Zan, ma su qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa urla vendetta al cielo. Però all'interno delle redazioni insomma, mi rendo conto che quando si parla di persone LGBT si parla sempre di persone che stanno nello sfondo, che non hanno una storia ben definita. In realtà la storia LGBT italiana si intreccia tantissimo con la storia italiana, a partire dal 71 in poi, e soprattutto diciamo che serviva
tu hai citato Caccialomo perché poi tutto si collega, no? Tutto si tiene. Caccialomo è un libro che parla di omotransfobia, però parla soprattutto di questa generazione che è vittima di omotransfobia. E questa è una generazione molto fragile, molto sola, e pensando e conoscendo le vite di tutte queste persone che ho intervistato, mi rendo conto che hanno sicuramente attraversato un periodo davvero peggiore di questo, no? Non c'era la parola per dirlo, ma non c'erano gli strumenti, e queste persone, ciascuna, in ogni singola intervista, poi secondo me dà degli strumenti per forzare una porta, per attraversare anche questo tempo, e aiuta secondo me le nuove generazioni a caricarsi di lotte che non sono mai finite, e soprattutto di comprendere che la storia del movimento LGBT, so che forse qua dico qualcosa che un po' non è la storia di Stonewall, cioè non c'entra nulla con Stonewall, la storia del movimento LGBT italiano non c'entra nulla con Stonewall, cioè quella è sicuramente una storia molto affascinante che appartiene all'America e che appartiene alla storia del movimento LGBT mondiale, però la storia italiana è diversa ed è fatta di persone che hanno attraversato un tempo difficile e subdolo in maniera diversa, e quindi mi interessava un po' mettermi in contatto. Anche perché siamo abituati in una specie di comunque colonialismo culturale che permea ogni ambito della nostra informazione, del nostro pensiero, spesso ad avere molti più materiali a portata di mano sul movimento LGBTQ+ americano, e quindi prendere delle date storiche come Stonewall eccetera, che non invece dei lavori aggiornati, commerciali, intendendo accessibile in modo facile, sì, no? Dico soltanto questa, sì, cosa perché mi è venuta in mente. Ascoltando tutte queste persone che ho intervistato, allora il filo comune, cioè un qualcosa che ha colpito tutti quanti e tutte quante, sono stati gli anni dell'AIDS, no? Cioè, è evidente che quelli sono stati degli anni che Porpora, Marcasciano mi racconta, abbiamo perso le migliori intelligenze, no? Abbiamo perso davvero tanto, e non ci siamo mai fermati in Italia a ragionare su quel periodo storico. Se tu ci pensi, in Italia non c'è un prodotto culturale, che siamo a un festival del cinema, no? Non c'è un Philadelphia italiano, non si nomina, no? Quei morti. C'è un rimosso, c'è ancora un rimosso culturale molto importante. Mi ricollego a quello che dicevi prima, cioè che siamo in un periodo in cui si sbatte sulle prime pagine addirittura dei giornali la questione LGBTQ+, la questione gender, è uno dei temi fondanti di questa disinformazione, mi verrebbe da dire, è l'identità di genere. E qui mi ricollego al libro di Juno Dawson che è uscito, ecco, brava Florencia che lo mostri tu, è uscito per Edizioni Sonda e che Florencia ha tradotto e curato. E infatti da te volevo appunto un'opinione su questo, nel senso che a me pare che appunto il dibattito sull'identità di genere, che comunque è complesso e anche all'interno della nostra comunità vede varie sfumature, anche senza andare agli estremismi che magari neanche nominiamo, però sull'identità di genere il vero problema è anche qui una disinformazione, o meglio una mancanza di informazione chiara, precisa, che abbia comunque una sua potabilità, no? che sgomberi il campo da confusioni. E secondo me questo libro è trans, fa proprio questo. Vuoi dircelo tu come cosa fa? Sì, grazie Paola intanto benvenute a tutte le persone che sono qui oggi, e fa piacere poter parlare di un libro come questo, perché io per prima sono stata
un po' titubante anche nell'occuparmi della curatela di un libro del genere, perché pensavo appunto di non avere magari le competenze adeguate in ambito linguistico. Io sono traduttrice, insomma, laureata, ma tante volte uno si sente sempre un po' intimorito nel voler portare anche un prodotto culturale così specifico, perché il libro di Juno Dawson, questo libro è trans, è rivolto principalmente a un pubblico di adolescenti, quindi quella generazione che adesso si trova ad avere forse più informazioni rispetto a un tempo su quello che è l'identità di genere, l'orientamento sessuale, eccetera, ma che, come giustamente Paolo diceva, si trova anche tante informazioni errate, e proprio perché molte volte sono mutuate dal mondo anglosassone vengono tradotte in maniera errata, e quindi ci troviamo con tantissimi errori anche partendo proprio dalla lingua, dal linguaggio. Per cui questo libro è molto, nella sua semplicità, secondo me molto efficace, e non solo è pensato a questo punto per un pubblico di adolescenti. Io mi auguro che in ogni scuola sinceramente un libro come questo arrivi, perché attraverso la sua esperienza personale, Juno Dawson, scrittrice, sceneggiatrice, donna transgender, racconta attraverso la sua esperienza e le voci di persone a lei amiche, racconta appunto tutto il mondo trans e non binario. E quindi io mi auguro che non solo adolescenti leggano questo, ma anche per esempio giornaliste e giornalisti, che sono una categoria professionale che dovrebbe avere una responsabilità anche in ciò che scrive. Proprio in un incontro ieri pomeriggio parlavamo del concetto di accountability, no? Che tra l'altro in italiano non si può tradurre al 100% con responsabilità, perché c'è un mondo dentro la parola accountability, ma per farvi capire proprio l'essere responsabili di ciò che si dice e anche delle reazioni che questo a volte può scatenare. Molte volte vedo giornaliste e giornalisti che si approcciano a parlare di questi temi senza essersi informati, senza aver studiato, quando il giornalismo dovrebbe essere un lavoro che prevede una formazione continua, no? Perché non è una colpa non sapere le cose, ma lo diventa nel momento in cui non si vuole imparare, e si deve anche prevedere che ci sia un, si dice in inglese, backlash, quindi una risposta anche a volte aspra verso certi articoli di giornale dove si usa per esempio il dead name se parliamo di persone trans, per esempio, quindi il nome di prima, quando sappiamo che è una pratica ormai offensiva per se il soggetto della conversazione è una persona trans. Ecco, anche la differenza tra soggetto della conversazione, che diventa oggetto invece, quindi non coinvolgere molte volte le stesse persone di cui si parla negli articoli, non intervistarle, ma parlare come se fossero oggetto e non soggetto pensante. Ecco, queste sono una serie di cose che vengono trattate in questo libro. Juno Dawson ha voluto anche inserire proprio un glossario e anche capitolo dopo capitolo tutti gli ambiti in cui le persone trans si possono, e non binarie, possono trovarsi nella quotidianità, a dover tante volte fare fatica, ecco, nel quotidiano, anche solo nelle relazioni. Se faccio un'uscita su Tinder, devo dire subito che sono trans oppure no? E io invece persona cis, come mi devo approcciare? Lo devo chiedere subito? Oppure nel lavoro, perché vengo discriminato o discriminata in quanto persona transgender? Oppure ancora nella politica, quindi c'è anche tutta una sorta di analisi, di panoramica di quello che succede nel mondo e anche nella storia. Dicevamo giustamente che con Simone la storia è importantissima, qui naturalmente si parla dei moti di Stonewall, però anche di come in tanti paesi, per esempio asiatici o dell'Oceania, ma anche nella più vicina Austria, è previsto un terzo genere o è contemplato sui documenti addirittura la scelta di un terzo genere neutro, oltre a maschile e femminile. Quindi così come anche nella storia, proprio andando nell'antichità, ci sono già delle testimonianze che ci fanno vedere come il binarismo di genere, che a noi, diciamo, eurocentrici regna sovrano, in realtà è un concetto che ce lo siamo inventato noi e non per questo è un concetto universale. Quindi tantissime cose qui dentro vengono raccontate, e io credo che la forza di questo libro, che in Italia finora non c'era, è quello di raccontare in maniera molto semplice, molto quotidiana, parole alla mano, spiegazioni semplici, a volte anche con degli esempi quotidiani della vita di Juno Dawson, che sono quasi un po' tipo, ah, forse questo non lo volevo sapere,
sapere, però ce lo racconta, è anche una sua grande apertura in questo senso. Ebbene, io credo che un libro come questo sia utile a tante categorie di persone, anche giornalisti, quindi chi fa i contenuti, chi crea i contenuti, ma anche per noi, per essere preparate e preparati a ricevere questo tipo di contenuti in maniera critica, saperli assimilare e sapere poi rispondere dicendo questo forse è superato, bisogna fare uno sforzo in più per essere più inclusivi a tutto tondo. Sì, sì, leggendo questo libro mi viene da dire che è proprio un libro utile, sì. E dico anche da persona della comunità, anche per noi e per tutte quelle persone che sono cisgender e che comunque hanno le loro, nonostante noi magari ogni tanto ci crediamo di essere più aperti e disponibili degli altri, invece spesso... Anzi, forse tendiamo a dare quasi più per scontate noi certe cose rispetto ad altri, no? Quindi infatti è giusto. A volte è ancora peggio questo. Passiamo invece ad Architettura del Desiderio, il cinema di Céline Sciamma. Appunto, Federica Fabiani, tu hai curato questo volume assieme a Chiara Zanini, pubblicato da Asterisco. È una raccolta di saggi, di interventi critici, anche molto densi, devo dire, da lettore un po' profano, perché io appunto sono qui al Mix per imparare sempre cose sul cinema, perché non ho una mia cultura, però qui in questo libro si conosce veramente una regista, una sceneggiatrice, un'autrice direi veramente fondamentale della nostra cinematografia, noi dico nostra nel senso della comunità, che ha le sue grandissime peculiarità e anche lei un'evoluzione del linguaggio. Penso che anche qui, no, la parola chiave sia linguaggio, perché voi tra l'altro avete colto l'occasione di scrivere questo libro quando è uscito Ritratto della giovane in fiamme, no? Che diciamo è sicuramente un culmine della sua carriera, ma anche un'occasione di visibilità, no? Ancora queste parole chiave. Vuoi raccontarci un po' come avete appunto deciso di finalmente mettere insieme questo sforzo critico? È acceso, vero? Sì. Beh, intanto grazie dell'invito, è la mia prima volta al Mix, è un posto meraviglioso, come diceva poco fa lei, e sono molto felice di essere con voi. Alcuni dei libri io li ho già letti, il tuo ancora, quello che tu hai tradotto ancora no, per cui devo dire mi aggiornerò presto. Sì, innanzitutto, giusto per contestualizzare, il libro curato con Chiara Zanini, abbiamo deciso di suddividere proprio perché inizialmente l'idea era lo facciamo per temi, visto che i temi sono tanti, Sciamma li affronta, direi che ci sono quasi tutti i temi, forse tranne quello della storia, oltretutto poi sarebbe francese, comunque del movimento, però ci sono quasi tutti i temi di cui parliamo oggi, anche la grassofobia, per dire, visto che Elisa Manici oggi... Infatti poi avremo modo di... Esatto, oggi non c'è anche quello. E poi invece abbiamo deciso di affrontarlo dal punto di vista proprio filmico, per cui ogni studiosa ha affrontato un film. Dico brevemente, sperando di non dimenticare nessuno, c'è un saggio di Elisa Kuter che ha affrontato Diamante Nero, purtroppo un film bellissimo, Bande Fille, tradotto in maniera ignobile in italiano, perché ovviamente c'è il richiamo all'esotismo, no? C'è quel vago sentore di colonialismo che ancora permea la nostra cultura. Poi abbiamo anche il Petit Maman, il film che deve ancora uscire, di Ilaria Feole. Io ho fatto il saggio su Naissance de Pieuvre, che purtroppo è inedito in Italia, il primo film di Sciamma che spero che possa ancora essere distribuito, visto che è totalmente contemporaneo. Silvia Nugara con Tomboy, e Daniela Broggi appunto con Il ritratto della giovane in fiamme. Poi c'è la postfazione di Ilaria De Pascalis. Le hai dette tutte, per controllato. Sempre la paura di dimenticare qualcuno. Devo dire che la cosa che mi ha stupito, noi non abbiamo dato nessun tipo di indicazione ovviamente quando abbiamo chiesto i saggi, abbiamo scelto le autrici anche in base al fatto che avevano già scritto, quindi sapevamo che avevano una passione per questa regista, e la cosa che mi ha molto colpito quando abbiamo ricevuto tutti i saggi è che le fonti sono molto simili, cioè abbiamo quasi tutte
utilizzato fonti della psicologia, sociologia, ma soprattutto degli studi di genere, per cui ci sono dei nomi che tornano in continuazione, c'è cioè Judith Butler, c'è cioè Monique Wittig, per cui ecco tutte quelle. E a me questo è sembrato particolarmente interessante. Io mi occupo di critica cinematografica femminista e lesbica da qualche anno e ammetto che ho pensato, ecco, forse ci siamo, cioè siamo in grado, senza metterci d'accordo, di avere un punto di vista critico transfemminista, direi, perché in questo caso c'è stato proprio un passaggio che risulta leggibile, forse a tratti può risultare in effetti un po' complesso, soprattutto se non si sono visti i film, perché poi, per quanto sia nota, forse solo Tomboy e Il ritratto della giovane in fiamme, sì, certo, sono diventati universalmente riconosciuti. Affrontiamo anche le sceneggiature, perché comunque Siamma nasce come sceneggiatrice, quindi affrontiamo alcune delle sceneggiature. Io ho pensato, quando ho visto il panel alla mia vita da zucchina, sostanzialmente io penso che sia di Claude Barras, di cui lei ha scritto la sceneggiatura, ecco, credo che sia un esempio straordinario di come lei è riuscita, partendo ovviamente da un libro che già era stato scritto, però è riuscita a dare l'idea di come si possano costruire nuove famiglie basate, no, sui legami e sulle relazioni, non tanto sui legami biologici, no? Quindi c'è questa idea di sfamiglia molto forte che emerge, e uno dei tratti, secondo me, distintivi di questa regista è quello di non fermarsi mai in un'identità precisa, si sposta sempre. Io trovo, ad esempio, a proposito, c'è anche un'intervista, peraltro, un'intervista in esclusiva a lei. Io ho presentato Siamma quando ha, credo si debba dire Siamma, ma mi torna un po' male, quindi dico Siamma. L'ho presentata a Bologna quando c'è stata la prima del ritratto della giovane in fiamme. Io sono rimasta impressionata perché il pubblico quasi completamente di lesbiche. Sì, direi quasi completamente di lesbiche, è uscito entusiasta da questa sala cinematografica. Siccome conosco un po' il pubblico lesbico per averlo frequentato e per farne soprattutto parte, visto che ne faccio parte, mi aveva colpito perché, ora io faccio sempre degli spoiler tremendi, però questo lo devo dire. Insomma, siamo tra amici. Esatto, vabbè, la storia d'amore finisce. E questo è sempre un tabù per il pubblico lesbico, nel senso che la storia d'amore deve vincere sempre, ci deve essere la coppia che vivrà insieme per sempre. E quindi io le ho chiesto come avesse fatto a superare, no, questa sorta di tabù e riuscire. Ma gliel'hai chiesto prima del film? Gliel'avevo chiesto prima, per non avere l'imbarazzo. Siccome ma lo risposta, spoiler c'è stato, insomma. Esatto, siccome poi la risposta è stata meravigliosa, ho detto vabbè, allora glielo chiedo. Infatti c'è stata una specie di ovazione, perché dice la storia non finisce, perché come è fatto a far finire male una storia d'amore lesbica? Non si può, è un tabù. E lei mi ha detto la storia finisce, non è vero che finisce male. No, quindi, perché lei di pronto dice di essere contro a quest'idea della possessione reciproca che deve durare in eterno, e più per una forma di visione comunitaria della vita, non tanto la coppia quanto il collettivo, e attraverso il collettivo. E non si tratta di considerare, lei lo dice nell'intervista a noi, la felicità o l'infelicità di una coppia o di una persona, ma il valore della potenza trasformativa che le esperienze consentono, anche quando queste sono esperienze di perdita. Per cui io trovo che sia molto contemporanea, una regista straordinaria, una letterata peraltro, perché è una donna molto giovane, estremamente colta, femminista, lesbica, transfemminista, direi lesbica dichiarata, che riesce comunque a sfondare nel mainstream, a sì, me sembra. E appunto mi permetto di interpretare che ha questa continua volontà di superamento e battimento delle barriere, quindi sì, di un certo tipo di femminismo, di un certo tipo di femminilità, di un certo tipo di racconto di rapporti anche familiari, no? Non solo di coppia ma anche familiari, quindi gioca in grande, come dire, lo dico in senso nobilitante, con grandi, insomma, appunto, come dici tu, tabù, ma anche
forse barriere mentali che non sappiamo di avere, se ritorna questa cosa che siamo tutti un po' inconsciamente della mentalità chiusa. Passo a un altro libro diverso ancora, ma appunto La mia vita da zucchina in qualche modo ci ha fornito il gancio, perché Francesco e Guido hanno fatto questo bellissimo, direi che è un progetto più che un libro, perché tra l'altro è diventato anche un progetto di vita, e voi siete partiti con un Kickstarter, avete fatto una campagna di crowdfunding per fare questo bellissimo libro illustrato che adesso, grazie, mi serve. La prossima volta voglio un valletto. Se vuoi ti faccio io da valletto. Ecco, così grazie, lo sfoglio, perché essendo un libro illustrato non solo si legge ma si vede, si anche deve vedere. Io faccio il valletto. Famiglie favolose, perché è tutto favoloso, anche appunto le illustrazioni, pubblicato da Salani e con i miei fogli che escono, perfetto. E voi avete detto, quando, almeno nella lettera che appunto ho ricevuto anch'io, che questo era un sogno, che questo libro è il vostro sogno, parlatecene un po', condividetelo con noi. Volentieri, allora anche da parte mia, da parte nostra, grazie di averci accolto e ciao a tutti e a tutte. È un sogno per tanti motivi in realtà. Allora, il primo perché diciamo, noi sognavamo di costruire la nostra famiglia, una famiglia che avesse anche poi un bimbo, una bimba. E quindi ci chiedevamo come avremmo spiegato a questo bimbo, questa bimba, che effettivamente sarebbe cresciuto in una famiglia, diciamo, un po' diversa dalle altre. E ci siamo guardati un po' intorno e diciamo che non abbiamo trovato nei prodotti culturali comunque che abbiamo incontrato quello che cercavamo, cioè un libro che fosse chiaro, che non rappresentasse solo un tipo di famiglia. Faccio un esempio, c'è un libro bellissimo che si chiama Tango, che parla di una famiglia di pinguini con due papà, però rappresenta quel tipo di famiglia, e noi volevamo un po' salire a livello superiore per spiegare non solo al nostro figlio, alla nostra figlia, quella famiglia è comunque una famiglia, ma che tutte le famiglie sono una famiglia nel momento in cui ci si vuole bene. Quindi avevamo questo sogno, non avevamo incontrato niente che fosse da un lato chiaro, dall'altro veramente romantico e bello come le favole che avevamo da piccoli, e quindi siamo detti scriviamolo noi. Quindi insomma pensavamo di aver avuto questa idea fantastica, e poi con l'entusiasmo del momento abbiamo iniziato a scrivere. Ai tempi io vivevo a New York, lui faceva avanti e indietro, abbiamo iniziato a scrivere un po' di case editrici americane presentando la nostra idea, che secondo me era fantastica. Ovviamente non abbiamo mai ricevuto risposta, però ci eravamo innamorati del progetto, ci credevamo tantissimo, era appunto il nostro sogno, quindi abbiamo detto facciamocelo da noi. Abbiamo lanciato una raccolta fondi su Kickstarter, abbiamo ricevuto l'aiuto di tantissime persone, più di 500 persone che hanno contribuito alla raccolta, e siamo arrivati alla fine, e poi alla fine quindi non solo siamo riusciti a raggiungere quel sogno, ma poi il sogno è stato ancora più bello perché ci ha contattato Salani, e Salani ci ha chiesto di pubblicarlo in Italia, e tra l'altro a breve usciremo anche in Spagna, in Francia, negli Stati Uniti. Sì, perché è un progetto internazionale. Sì, lo è diventato. Ma anche un sogno perché quando in realtà Francesco mi ha regalato la prima favola che ha scritto sulla base di una storia che avevamo letto nel giornale, perché dovete sapere che è un libro di favole non fiction, nel senso che sono tutte basate... Sono 7 storie realmente accadute nel mondo animale che noi abbiamo portato a misura di bambino e scritto in forma di fiabe, ecco, quindi diciamo favole non fiction. E quando me l'ha regalata, eravamo in vacanza in Portogallo su questa Westfalia anni 80 arancione che si chiamava Abóbora, che in portoghese significa zucca, e quindi era un po' come la nostra carrozza, la carrozza di Cenerentola delle favole, quindi è stata una favola veramente a 360 gradi per noi. E niente, poi anche il fatto di essere qui comunque a condividere con voi significa che questa favola in qualche modo è arrivata alle persone, e siamo super felici che sia un po' diventata. Ed era appunto anche un po' la nostra fiaba, e mi ricollego un attimo al bellissimo concetto di sfamiglia che mi piace moltissimo, perché appunto il collegamento secondo me è chiaro. In questo libro ci sono 7 fiabe di 7 famiglie che noi definiamo moderne, contemporanee. Si parla
di famiglie in cui c'è stata una separazione, in cui c'è stato un divorzio, famiglie in cui c'è un solo genitore, famiglie in cui è la collettività, è il gruppo a prendersi cura dei figli. Quindi oggi non si tratta di reinventare forse il concetto di famiglia, il concetto di famiglia già c'è, dobbiamo semplicemente fotografarlo e raccontarlo, perché i bambini che sono gli adulti di domani, e quindi l'alfabetizzazione dei bambini per noi è davvero fondamentale, raccontare la realtà a questi bambini significa semplicemente portarli nel mondo, un mondo in cui la diversità appunto e l'inclusività si spera davvero che sia a portata di mano, e quindi questo era un po' il nostro desiderio con questo progetto. E c'è un altro gancio con invece quello che ovviamente il libro di cui parlavamo con Florenza, perché in una delle storie abbiamo voluto includere la storia di una leoncina nata femmina, ma che in realtà è un leoncino perché si sente maschio, e quindi anche qui per avvicinare questo concetto e renderlo fruibile in modo semplice per i bambini. Ovviamente non è stato semplice, perché come dicevamo anche noi stessi che ci crediamo alfabetizzati rispetto a queste cose non lo siamo, quindi scegliere le parole giuste, i concetti giusti per essere chiari, perché è importante con i bambini essere molto chiari ma allo stesso tempo delicati, è stato un lavoro, forse è stata sicuramente per noi è stata la fase più difficile, perché era un tema molto delicato che ci tenevamo a inserire, perché è importante che i bambini capiscano che questa è una cosa, che è una realtà che c'è, grazie a Dio oggi ne parliamo, forse 5 ma anche 10 anni fa in Italia sarebbe stata follia. 5, anche 3. Anche 3, quindi oggi grazie a Dio ne possiamo parlare, noi ci tenevamo anche a inserirlo nel libro per semplicemente mostrare ai bambini una possibile, un possibile risvolto della realtà, che magari sarà il loro, magari sarà quello del loro compagno di scuola, magari non sarà, però che c'è, e quindi volevamo rappresentare il nostro arcobaleno, che come vedo va per la maggiore nelle nostre copertine. Sì, non ce lo leveremo facilmente dall'immaginario, però è vero che appunto rende anche quello l'idea. È bellissimo infatti il concetto di sfamiglia, e perché riflettevo mentre parlavate tutti e tutte voi che in realtà tutte queste opere, poi non so, i film e anche i film che proiettiamo qui al Mix, spesso fanno questa cosa qua, fanno esplodere dei concetti, ma li fanno esplodere riaffermandoli, cioè noi parliamo adesso di famiglia, praticamente avendo scardinato l'idea di famiglia che c'è sempre stata nei secoli, però in realtà essendo affezionatissimi a un concetto puro e universale e appunto ricodificato di famiglia. Ma io infatti dico che noi siamo dei tradizionalisti, perché portiamo avanti la famiglia, che poi sia in una forma nuova, in una forma diversa, ma chi porta avanti la famiglia, chi crede nella famiglia, in qualche modo ha una spolveratina di tradizione in sé. Sì, e anche credo l'attivismo ha sempre anche al suo interno questo dibattito sul fatto di comunque dover scardinare ancora una volta, no? Dover posizionarsi al margine per fare la rivoluzione e poi ricostruire un nuovo ordine, che sia anche solo un ordine di senso, visto che comunque l'ordine politico è ancora abbastanza, no? Duro da conquistare. Mi colpiva anche il fatto che secondo me questi libri, forse Architetture del desiderio meno perché viene da una tradizione appunto comunque di critica cinematografica, però gli altri hanno una forte connessione secondo me su quello che è il vero terreno su cui questi discorsi stanno veramente proliferando e trovando terreno fertile, appunto, che è il web, nel senso credo che contattare anche questi attivisti per desiderio attiviste sia stato più facile per varie connessioni non solo reali ma anche virtuali. Il vostro libro è nato da storie, sì. La maggior parte delle informazioni sulla cultura e l'identità transgender ormai ci viene dalla rete, perché altri mezzi di informazione non sono pronti. Non so se appunto voi avete fatto una riflessione su questo, magari Simone tu, secondo te sei stato anche aiutato nel mettere insieme tutti questi pezzi? Allora, diciamo che questo libro è stato scritto durante il secondo lockdown o terzo, l'ho vissuto a Roma, quindi in realtà
ho perso un po' il conto, però questo in realtà è un libro di incontri e di incontri mancati, nel senso che lo scrivo, questo è un libro soprattutto fatto di incontri mancati e di persone che o hanno detto no grazie, oppure magari non ci sono più, e quindi insomma avrei voluto intervistare tantissime persone che hanno davvero fatto la storia. Però sono incontri che io ho avuto durante gli anni reali, cioè incontri reali. Giovanni Minerva, siamo al Festival Mix del Cinema, il Lovers, no? E il Sorella Festival, non so. E Giovanni Minerva l'ho incontrato al Lovers diverse volte, ho sempre parlato con lui e pensavo però che bella storia, no? Magari un giorno sarebbe bello raccontarla. Franco Grillini lo conosco, lo conosciamo tutti, l'ho incontrato Porpora. Io non conoscevo Angelo Pezzana, ad esempio, che la prima intervista, Angelo Pezzana è questo signore che ha 80 anni, che appunto ha fatto la storia del movimento, e Angelo sono riuscito appunto attraverso anche dei contatti, diciamo, del web a raggiungerlo. Però penso che il web entri tanto nella storia del movimento più che nel mio libro, perché moltissime persone, anche soprattutto nei primi anni del 2000, hanno fatto comunità grazie al web, perché insomma, se non voglio fare il percorso della storia del movimento LGBT, perché vabbè, nel 71 c'era il giornale che stampavano da solo il fuori e che distribuivano nei battuage, come si dice battuage, Pezzana urlerebbe, però. Insomma, oppure poi ci sono stati gli anni 80 e poi con gli anni 90, fine anni 90, la comunità, che era una comunità disintegrata, si è ritrovata piano piano col web. Infatti, diciamo, molte mi raccontano, c'è la famosa lista lesbica dove ci si ritrovava e ci si dava appuntamento. Quindi da questo punto di vista, più che di ricerca, il web è servito più che a me, a quella parte di comunità, per ritrovarsi. Ho scelto queste interviste che non ho naturalmente intervistato tutte le persone che hanno fatto parte della storia del movimento. Paolo Hutter, che no? Sarà che, stasera con noi, visto che è appunto il fondatore storico, esatto, del festival, che poi è diventato non c'è nel libro, ma tantissime persone non ci sono, però le persone che ci sono persone che hanno incrociato la mia vita professionale e che mi raccontavano sempre un pezzetto di storia, da Vladimir Luxuria, Porpora Marcasciano e così via, e che mi restava dentro e che mi piaceva raccontare. Però il web sicuramente ha aiutato queste persone a ritrovarsi e a ricostruire anche una comunità, e oggi, no, il web serve anche per questo. Paolo, se posso permettermi di aggiungere solo una cosa, perché quando si parla di, diciamo, dell'editoria, in particolare in Italia, questa non vuole essere una critica all'editoria, ci mancherebbe altro, però è innegabile, come dicevamo prima, che negli ultimi anni c'è molta più accoglienza nel voler pubblicare titoli queer, LGBTQ+, eccetera, perché hanno capito che c'è un pubblico che li compra. Una volta non era così facile farsi pubblicare libri di questo tipo, quindi il web in questo senso, tranne in paesi, un saluto alla Cina e alcuni di questi, è un posto libero dove chiunque, anche voci non autorevoli, possono raccontare la propria storia, possono raccontarsi. Per cui in un ambito di ricerca, diciamo, letteraria è un conto, ma quando si tratta di cercare delle voci di persone comuni, perché qui per esempio in questo libro trans si parla di molte persone amiche a Juno, ma che sono, una è una youtuber, ma uno è un pilota d'aerei, per esempio, e di linea, per cui sono voci che non avrebbero trovato altro spazio probabilmente qualche anno fa, se non sul web, tramite i blog, tramite i newsgroup, i forum, eccetera. Quindi il web ha dato lo spazio per poter parlare anche alle voci ordinarie, anche alle storie di tutti i giorni, perché se c'è anche un grande problema, io parlo soprattutto della comunità trans e non binaria, ma non solo, è una sorta di feticizzazione che si fa delle persone trans, che vengono trattate spesso come delle persone aliene, no? Che invece persone trans fanno anche dei lavori noiosi, hanno delle vite
ordinarie, nel senso non sono solo persone straordinarie che vediamo in TV, perché noi abbiamo, per anni in Italia abbiamo avuto solo Vladimir Luxuria per esempio come esempio mainstream, no? Di persona trans, e quindi il web ha dato spazio all'ordinario del mondo trans, non binario, del mondo LGBTQ in senso ampio, per cui questo secondo me nel cercare le storie ordinarie il web è stata una grandissima fonte di espressione, prima ancora che poi l'editoria ci arrivasse, per fortuna, ma che ci arrivasse in tempi recenti. Con i propri tempi. Con i suoi tempi, con calma. Infatti, appunto, ritornando a questo discorso, probabilmente adesso con gli amici di Sarani li conosciamo tutti e sono bravissimi. Salutiamo, abbracciamo. Però è vero che effettivamente se non aveste avuto quella spinta del web, no, avrebbero fatto magari... Ci sarebbero arrivati magari, ma ancora un sì. po' più tardi. Guarda, sicuramente il nostro libro ha due connessioni forti col web. La prima è proprio la produzione, come tu sottolineavi. Siamo nati con una campagna di crowdfunding su internet, Salani ci ha notati in effetti, e addirittura abbiamo scoperto, tornando a quello che si diceva, che c'è proprio un sottobosco di hunters, possiamo dire, di persone che sulle piattaforme di crowdfunding osservano i progetti editoriali più interessanti da catturare, quindi questa state è una realtà con la quale ci siamo scontrati. E poi anche in termini di costruzione del contenuto, non ti nascondo che le nostre storie nascono proprio da, avete presente quelle notizie su cui tanti di noi cliccano sui siti delle testate generaliste a lato, la notizia dei cagnolini, la notizia dei delfini, ecco, sono quelle notizie, il colonnino di destra, esattamente, il colonnino di destra che a noi ha portato appunto dei messaggi che ci sembravano molto meritevoli da entrare in una favola, insomma. Per una volta. Per una volta. Di solito sono abbastanza... quindi... Cioè, il colonnino morboso, esatto. Che a volte è a morti ammazzati. Esatto. Strane, e poi anche... Di solito c'è anche quello degli animali, che sì, sì. Sono i due più cliccati. Esatto. Esatto, quello degli animali è molto cliccato. Che ci paga lo stipendio. Esatto. Di solito è tipo il libro che ha commosso il web, oppure esatto. Cose di questo genere. 10 cose che dovresti sapere. Esatto. La figlia di Alba Pariente, probabilmente la donna più bella del mondo. Esatto. Federica, invece appunto il tuo, diciamo, è un libro che ha un percorso un po' più tradizionale, però non so, magari visto che è stato confezionato anche questo in età pandemica, magari... In realtà la rete c'entra molto, tu pensi che io Chiara Zanini, l'altra curatrice, l'ho incontrata 3 settimane fa. E non eravate mai viste? Non ci eravamo mai viste, infatti nell'introduzione lo diciamo, quando scriviamo l'introduzione, cioè di fatto noi ci si conosceva solo virtualmente, e questo è stato vero anche con tutte le autrici. Io forse conoscevo soltanto Ilaria Feole di persona, e per le altre solo per averle letto e per essere in contatto su Facebook. E tra l'altro, parlando con nell'intervista con la regista, lei ha detto che ad esempio lei usa moltissimo il web. Lei, a parte il ritratto della giovane in fiamme, si è occupata principalmente di adolescenza, nell'ultimo addirittura di bambini, di bambine anzi, e pur ammettendo che secondo lei non è un'età da capire, nel senso che l'abbiamo vissuta, no? Per quanto uno se ne possa essere dimenticata, però lei ammette di fare turismo, ad esempio su TikTok, nel senso che valuta quali sono i linguaggi e anche per capire, visto che prima tu facevi riferimento al linguaggio, lei rimane un'autrice, una sceneggiatrice, quindi molto lavora su questa parte, anzi lei proprio dice ad esempio che non, il titolo del libro è Architettura del desiderio, è una sua frase, proprio perché lei dice che tutto parte sempre dal desiderio, un desiderio che quando lei era piccola non vedeva da nessuna parte, che era il desiderio per le ragazzine, quindi un desiderio lesbico, non era nei libri, non era nei film, non era da nessuna parte, lei ha detto che ha deciso di farne il fulcro di tutta la sua vita, scoprendo poi appunto in rete che questo stesso desiderio era totalmente condiviso da una comunità molto ampia di persone, e quindi riuscire non soltanto a parlarne, a trasmetterlo, ma proprio a condividerlo, che poi è proprio, io credo, una degli assi portanti della sua filmografia, che è quella della condivisione dei desideri, degli obiettivi,
è molto concentrata sui rapporti che sono paritetici. Cos'è la rete se non un insieme di relazioni orizzontali? No? Anche troppo spesso. Alle volte è pure un problema, però sì, è vero che molto si basa, però certamente rispetto forse ad altri libri è un po' meno forte questa parte. È verissima questa cosa di TikTok, ma magari ne parleremo l'anno prossimo, in altro mix-up, perché effettivamente è sempre appunto, no, un percorso di scoperta, e pensiamo anche noi di poter parlare per i giovani e le giovani LGBTQ+, ma in realtà ci sono già mondi che probabilmente a noi sono impermeabili e che però se ci mettiamo d'impegno possiamo scoprire appunto su queste nuove piattaforme. Quindi ancora una volta Shama si rivela una veramente pioniera di tutto quello che dovremmo fare tutti e tutte quante noi. A me spiace sempre tantissimo perché siete un parterre bellissimo e sarebbe bello continuare a parlare ancora, però il nostro tempo è giunto a conclusione, anche perché poi ci sarà la dovuta procedura di sanificazione che ci porta via un po' di tempo. Io quindi ringrazio Simone Alliva, Guido Francesco, fate rivedere il vostro bellissimo libro. Grazie. Francesco Maddaloni e Guido Ranelli. Florenzio di Stefano Bicciarin, che ha tradotto questo libro trans, e Federica Fabiani, che con Chiara Zanini ha prodotto e curato Architettura del Desiderio. Ovviamente tutti questi libri li trovate fuori grazie sempre al prezioso supporto della libreria Antigone, e adesso appunto dovete uscire un attimo e poi rientrare se volete rimanere per l'incontro successivo. Grazie veramente, alla prossima. Grazie, grazie a te.